Da un'idea di Luciano Donda e Cinzia Lombardi va ora in onda Cuore di Tangaro, il primo radiodramma tanghero in 374.827,32 puntate, scritto dalle sapienti mani di Mario Abbati. Il maestro Luis Blancos e Teresa, la segretaria, ingannano il tempo nel vestibolo dell'Accademia Cuore di Tango, in attesa che si presentino gli allievi del corso serale del lunedì. Hai visto qui sulla pagina dello spettacolo? Da stasera inizia il Festival Internazionale della Salsa Cubana. 7 giorni di balli, spettacoli e lezioni in compagnia dei maestri più quotati del mondo. Ma Teresa, ma perché hai deciso di darmi questa coltellata nella schiena? Io non posso nemmeno sentire la parola salsa, che mi viene un attacco di gastrite. Che ti importa, Luis? Chi balla la salsa non balla il tango, lo sai. Sono due mondi nettamente separati. Lo che non mi fa dormire la noce è se il pensiero che prima o poi il mondo della salsa se mangerà quello del tango. Come quando sulla Terra sbarcano los alienos de Star Wars. C'hai presente, no? È il lato oscuro, la muerte negra. Ma come ti viene in mente? A me sembra più una paranoia. Sarà una paranoia, d'accordo. Però te lo dico, por favor, leggi la cronaca invece della pagina de los espectáculos. E va bene, come vuoi. Scusa, Luis, come si chiamava il tizio là, quello che ci ha portato le bottiglie? E intendi il sponsor? Si chiama Mimmo, Domenico Visentin. Tiene origine veneta. Perché me lo chiedi? Oh mio Dio! Allora è lui! Vieni a leggere! Le indagini della polizia su un sospetto traffico di armi hanno portato all'arresto di Domenico Visentin, criminale già noto alle forze dell'ordine per altri reati. Madre di Dio, Teresa, è proprio lui? Ma c'è anche la foto? E adesso come facciamo con le bibite di là in magazzino? Io che ne so. Anche se lui l'hanno arrestato, prima o poi qualcuno dei suoi sgherri tornerà a bussare. Teresa, piantala, por favor. Ma io... Adelante! Buonasera, maestro Blancos. Buonasera, Teresa. Ah, signor Rinaldo, per fortuna è lei. Salve, signor Rinaldo, come mai ci è venuto a trovare? Beh, veramente, dato che passavo di qua, che i vostri corsi di mambo... Tango. Va bene, tango. Insomma, preso atto che i vostri corsi si tengono di sera, mi sono detto, quasi quasi ci passo e ne approfitto per salutare quella signora elegante che mi avete presentato la settimana scorsa e... la signora Gwendalina. Ci dispiace, signor Rinaldo, ma oggi Gwendalina non viene. Lei fa il corso principianti. I principianti vengono nei giorni pari, gli avanzati nei giorni dispari. Oggi è lunedì, quindi... Oh, che peccato. In quanto proprietario dell'immobile, signor Rinaldo, lei dovrebbe essere più informato sugli orari della scuola. Ha ragione, Teresa. Le prometto che d'ora in avanti... A proposito, signor Rinaldo, visto che ci ha fatto l'onore di venirci a trovare e... Eccolo qua, muy bien. Ne approfittiamo per pagarle ufficialmente e l'affitto. Ma veramente la cifra... La cifra comprende i 3 mesi di arretrato e i mesi da pagare di oggi fino alla fine dell'anno. Sinceramente, maestro Blancos, non mi aspettavo. Spero solo che questo assegno non sia scoperto, altrimenti... Ma signor Rinaldo, non si fida di me? Io... Lei finora non ha dato grosse dimostrazioni di affidabilità, maestro Blancos. È logico che un uomo onesto e puntiglioso come me prenda le dovute precauzioni prima di cambiare atteggiamento. Le assicuro che l'assegno non è falso. La prima cosa che farò domattina sarà andare in banca ad incassarlo, poi eventualmente la ringrazierò. Adios e che il tango sia con voi. Abbiamo trasmesso Cuore di Tango, il primo radiodramma tanghero in 374.827,32 puntate, da un'idea di Luciano Donda e Cinzia Lombardi, scritto dalle sapienti mani di Mario Abbati.